Sostenibilità, musica e natura nel Parco Nazionale del Pollino con l'Open Sound Festival, in concerto il gruppo torinese Eugenio in Via di Gioia e gli Smania Wallions al Mulino Iannarelli in località Mezzana Salice a San Severino Lucano. Il bilancio del festival sicuramente è positivo perché nonostante appunto le diverse location siamo riusciti a coinvolgere un buon numero di spettatori che ha vissuto appieno i luoghi. Questo ci è servito anche per prendere le misure in qualche modo per la costruzione della prossima edizione del festival alla quale già stiamo lavorando. Non solo musica, il concerto è stato preceduto da una escursione dei componenti del gruppo musicale con il pubblico per diffondere la cultura della tutela dell'ambiente. Si è svolta anche un'escursione in cui gli Eugenio in Via di Gioia hanno potuto visitare i luoghi del Pollino, la zona di Piano Ruggio. Ho avuto modo di discutere con loro di tematiche ambientali, sono delle persone eccellenti che hanno grande rapporto con la gente che incontrano, con i ragazzi che per esempio questa sera saranno qui, hanno dialogato e nello stesso tempo dicevano ed affermavano di prendere anche spunto da questi aspetti ambientali proprio per comporre loro brani e opere. Siamo contenti di averli qui fra noi e ci auguriamo che questo momento possa richiamare gente che in questo modo ha possibilità ulteriori, oltre che nell'apprezzare la musica, anche di conoscere questi nostri territori e di venire a rivisitarli in modo adeguato. Non scendere a valle, tutto dipende da noi, non esiste il destino. Questa discesa. No, non è tempo di fermarsi, andiamo avanti così. Bene, l'escursione di stamattina è stata molto piacevole, abbiamo incontrato un bellissimo tempo. Vabbè, il parco non stiamo neanche a dire quanto sia bello. Poi... Era bello? Era bellissimo, incredibile. Perfetto, e quindi quanta gente c'era? Cioè, comunque è venuto un bel gruppetto, no? Insieme a noi a fare questa escursione. Sono venute circa fra le 30 e le 40 persone. È stato molto bello passeggiare insieme a loro, sentire che arrivano da parti diverse dell'Italia, dalla Calabria, da Napoli, dalla Puglia, da Roma addirittura, e quindi siamo molto felici di riunire queste persone qui nella natura pura della Basilicata, del Pollino, e non vediamo l'ora di rincontrarli. Cioè, siamo già al quarto concerto, no? Quindi verso la fine di questa esperienza in mezzo alla natura. Ma che cosa andiamo a fare? Beh, come tutte le nostre esperienze, culmineranno con un po' di musica. A noi non piace finirli concerti perché saranno più degli ascolti condivisi. Noi abbiamo questa strumentazione acustica e molto minimale, scarna, dove la gente ascolta sdraiata per terra e sul finale, se vuole, può alzarsi e saltare con noi e buttarsi nel fiume, perché stasera abbiamo anche un fiume. La Basilicata si sta riconfermando una grandissima regione ricca di natura.